Il programma è offerto da azienda leader nel settore Marra Trading SRL. Si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi, ricambi civili e industriali, vaglia vibranti, cassonetti ecologici, cassoni scarrabili di ogni dimensione e accessori per questi ultimi. Produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura. Commercializzazione di silos europei per materiali polverosi. Effettua giunzione e riparazioni su tappeti in gomma e in PVC, produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser, effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino, telefono 0824 844722, sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. CRT Radio presenta Pink, la voce della motivazione, del supporto e dell'ispirazione all'azione. Empatia, ascolto e dialogo per sostenere donne che inseguono piccoli e grandi sogni. Pink, un programma di Olimpia Di Domenico. Eccoci qui, ben trovati su CRT Radio. Buon lunedì pomeriggio, buon inizio settimana. Siamo nelle festività natalizie ufficialmente. Che bello questo periodo, io lo adoro. Oggi ci aspetta davvero una bellissima puntata, molto interessante, perché parleremo di relazioni. Perché parleremo di relazioni? Perché lo studio più lungo mai condotto sulla felicità, che è quello dell'Università di Howard, per ben 75 anni ha cercato il segreto di una lunga vita sana e soddisfacente. Volete sapere qual è stato il risultato? Beh, semplice, indovinate un po', si parla d'amore. Amore e amicizia allungano la vita. Le relazioni nella nostra vita sono fondamentali. Sono i buoni rapporti a renderci più sani e più felici nel lungo termine. Ma molti potrebbero dire, appunto, non è nulla di nuovo, non è una scoperta, e invece è una conferma importante, perché significa che dobbiamo assolutamente lavorare sulla qualità delle nostre relazioni per vivere, appunto, una vita più serena. Fim.
a stare fuori dal tempo. Superare il concetto stesso di superamento mi fa stare bene. Dice anche Caparezza: devi fare ciò che ti fa stare bene. E le relazioni, appunto, sono qualcosa che devono farci stare bene, sempre meglio. Infatti, le relazioni sane ci aiutano a crescere molto e ci stimolano a raggiungere obiettivi sempre più importanti. Ma come creare rapporti duraturi, ma soprattutto come poter riconoscere le relazioni sane? Come migliorarle, come renderle tali, come mettersi in discussione e cercare di capire cosa possiamo avere da una relazione e soprattutto come impegnarsi, appunto, per far sì che quella relazione ci faccia stare bene e riconoscere se quella relazione veramente ci fa stare bene. E quindi la qualità delle nostre relazioni può determinare la nostra serenità e la nostra felicità a lungo termine, e per questo è importante, appunto, lavorarci. Ma le relazioni sane, quali sono le caratteristiche che devono avere le relazioni sane? Attenzione, perché quando parliamo di relazioni sane parliamo di tutti i tipi di relazioni che abbiamo, quindi calcolando che, appunto, una relazione è un rapporto che intercorre tra due o più individui, diciamo che la relazione è che si basa su sentimenti come amore, simpatia, amicizia. La relazione, appunto, è quella che abbiamo con il nostro partner, con i nostri amici, con i nostri familiari, quindi è, appunto, intesa a 360 gradi, quindi veramente tutti i tipi di relazioni che abbiamo con gli altri. Ma prima di andare, appunto, nello specifico delle caratteristiche delle relazioni sane, andiamo in musica con Coez, Non erano fiori. M'ha lasciato da solo, senza dirmi perché, al campo dei fiori, la ritrovo davanti a me. Avessi avuto dei fiori, l'avrei portata fuori a bere insieme, regina, la mia regina di cuori. Non erano fiori. Non erano fiori. Non erano fiori. Eravamo due treni sugli stessi binari, dritti verso la fine, rispettando gli orari. Avessi avuto dei fiori, sarebbe stato tutto diverso. Sì, ma quel giorno non c'erano fiori. No, quel giorno non c'era verso. Non erano fiori. Non erano fiori. Non erano fiori. Non erano fiori. Thank you.
verità, che ero pazzo di lei e non l'ho odiata mai, non ce l'avevo con lei. Avessi avuto dei fiori, sarebbe stato bello. Sì, ma quel giorno non c'erano fiori e c'era un coltello. Ah, 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 non erano fiori. 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 Non erano fiori, bene, ma invece le relazioni belle, le relazioni sane, le relazioni che ci rendono felici devono farci fiorire tutte. E per relazione sana appunto intendiamo qualcosa che va oltre appunto le farfalle nello stomaco, buttarsi a capofitto. Per una relazione sana bisogna fare qualcosa di più. Se abbiamo voglia, se desideriamo costruire una relazione sana, avremo bisogno di fare qualcosa in più. Dobbiamo saper cogliere alcuni segnali importanti per poter costruire una storia duratura. Sarà appunto necessario comprendere quali sono le caratteristiche di una relazione sana. Per prima cosa, cosa fondamentale, che le persone che vivono appunto una relazione sana parlano tra loro in modo da non debilitare, invalidare o sminuire l'altro. Molto molto spesso ci buttiamo fin troppo facilmente in una relazione investendo la cosa più preziosa che possediamo in assoluto, che è il nostro cuore. Ci buttiamo facilmente in una relazione senza aver ben chiaro dove stiamo andando. Logicamente qui nessuno ha manuali di istruzioni, però è importante cercare di capire almeno, diciamo, le caratteristiche base per una relazione sana, che possono sicuramente essere citate perché comunque sono state appunto studi di tanti tanti esperti del settore. Sicuramente le caratteristiche più importanti sono al primo posto in assoluto appunto il rispetto reciproco, e con questa parola intendiamo appunto il rispetto di regole tacite alla base di ogni relazione, e ogni relazione ha le proprie. Ad esempio, se in una relazione d'amore entrambe sanno che per portare rispetto all'altro sarà importante non tradire, non mentire, e questa regola tacita non viene rispettata, l'equilibrio della coppia sicuramente viene meno, a volte anche solo momentaneamente, a volte definitivamente. Ma l'assenza di rispetto è un tema molto molto presente nelle relazioni non sane. Altro aspetto fondamentale è la comunicazione. Una relazione, per essere sana, necessita della capacità di entrambe le persone che vivono appunto la relazione di comunicare. Se non c'è comunicazione, non potranno esserci né condivisioni e né la capacità di affrontare le difficoltà insieme, che appunto è la cosa più importante. Non è possibile infatti comprendersi senza comunicare. La costanza è un elemento fondamentale. Questa parola infatti si riferisce al fatto che una persona deve darci chiaramente il segnale che desidera esserci in modo costante, cioè essere sempre presente per noi e non esserci solo per un po' per poi scomparire, per poi nuovamente tornare a proprio piacimento, e appunto a volte in modi totalmente incomprensibili. Ma è una caratteristica ben chiara e ben evidente nelle relazioni sane, appunto, è la costanza. Fondamentali ancora sono la coerenza, la linearità,